delle bestie in generale. Oh, no, no, delle pecore soprattutto. Sì, frega una pecora. Degli animali in generale. Frega una pecora un sardo. E so cazzi. E so cazzi. Magari gli frega la moglie, gli frega le bestie. No. Mai la pecora. O la capra. Sicché deve attendere che la regione Lazio si decida a trasferirle poteri e competenze, dimagrendo per consentirle di ingrassare campo a cavallo. Le parole e le cose. Washington DC è quasi uno stato nello stato, potente e rispettato. Non soffre di duplicazioni, di sovrapposizioni, di proliferazioni, denti ed accidenti. Invece la città metropolitana di Roma ha un sindaco metropolitano, un consiglio metropolitano, una conferenza metropolitana, ma non riesce mai a concludere i lavori per la metropolitana. Va bene, manca solo la benedizione di Sua Santità Francesco I, che rompe il cazzo anche lui abbondantemente. Detto il gesuita. Va bene? Adesso concludiamo, perché c'è un articolo, un commento di un autore che si firma Rorro, non so chi sia, ma non me ne frega niente, perché è un articolo interessante. Le denunce ignorate. Quanto scritto da Michele Ainis sul Corriere della Sera, in data 9 giugno, è una denuncia della situazione caotica in cui si trova la capitale d'Italia e di come sia quasi impossibile avviare il risanamento di Roma. No, diciamo che Roma oggi è priva di governo, anche se rimane solo il Birillo, che sta dritto come uno stronzo, anzi scusami stronzo se ti chiamo Marino, tenuto lì, così non si capisce bene perché forse deve ancora incassare le tangenti per la metropolitana 5, è molto probabile che stia lì per quello, capito? Lo stimato costituzionalista non tiene peraltro conto di tutto quanto esploso negli ultimi mesi nell'ambito dell'inchiesta Mafia Capitale, della mancanza di una classe politica all'altezza della situazione, di un sindaco che, per bene che vada, se riesce a dimostrare di essere estraneo alle ruberie che hanno caratterizzato i suoi 2 anni di governo della città, si autoelimina per manifesta incapacità di controllo e di inadeguatezza, no, allo intendere di volere delle mansioni, esattamente come Matteo, Matteo Renzi del suo ruolo prevede. Oh, ricordiamoci che anche lui non si ricordava che aveva nominato 4 direttori generali. Sì, l'aveva nominato lui il giorno prima, non si ricordava che l'aveva fatto. Era intento a infilarsi i peperoncini nel culo, che cazzo vuoi che pensasse alle firme che scriveva. Ricordiamoci sempre, che ragazzi, che Matteo Renzi è stato dichiarato ufficialmente, l'abbiamo denunciato per quello, da una corte, la Corte dei Conti, cioè che la maggiore corte, ricordiamoci sempre che la Corte dei Conti finanziaria è molto più importante della Corte del TAR, ma non solo, ma anche della Corte Civile, anche della Corte Penale, perché riguarda i soldi di tutti i cittadini. È stato dichiarato incapace di intendere il volere perché si era fregato dei soldi, mica per altro. 25 milioni di euro è dato là. Però gli avevo dato a quella troia di sua madre. Accusami, vieni, denunciami per offese a tua madre. Altri giornalisti dello stesso quotidiano hanno invece posto in evidenza i reati compiuti all'insegna del cupolone e della fitta ragnatela di intrecci messi in luce dalla magistratura. Giovanni Bianconi ha scritto il 15 giugno che, quasi un anno prima dell'arresto di Buzzi, nel gennaio 2014, gli ispettori del MEF avevano denunciato testualmente, va rilevato, come l'affidamento sia avvenuto in via diretta, in assenza di qualsivoglia procedura concorrenziale, sebbene l'importo del servizio sia largamente superiore al limite previsto dalla legge. Capito? Questi hanno fatto l'affidamento diretto sempre a 85% degli affidamenti fuori, senza gara d'appalto. Stretta di mano, come nei mercati delle vacche, come nei mercati degli schiavi gestiti dagli ebrei negli Stati Uniti. Ed erano invece vietate proroghe e rinnovi taciti di contratti che invece andavano avanti da tempo. La partita, oltre che penale, è sempre più politica, e forse per questo che, come scritto sul Corriere della Sera il 16 giugno da Ernesto Minicucci, il messaggio è: Ignazio, stai sereno.
anzi non stare neppure sereno o tranquillo, come dice il Premier in un'intervista alla stampa, perché se torna il Renzi 1, la primavera 2016 potrebbe portare le elezioni non solo a Milano, Torino, Napoli, Bologna, ma forse anche a Roma. Un messaggio che fin dal mattino getta nel panico il Campidoglio. Ma porta a porta Renzi è ancora più duro, e qui vediamo cosa dice Renzi. Se continua a dire, no, questo è bello, questo è quello che volevo. Incredibile. Questo arriva, capito? Arriva bel bello, sto stronzo, moltiplicato per 10. Col consenso di Bruno Vespa, del figlioccio di Mussolini. Ci vuole un bel fegato, guarda. Allora, dice Renzi a Bruno Vespa, io non so chi ci sia che va a sentire queste cazzate. A me mi dà fastidio, appena vedo la faccia da merda di Renzi mi cadono i coglioni, siccome invece i coglioni me li voglio tenere ancora attaccati dentro lo scroto, capito? Allora, se dice Renzi, si continua a dire se va avanti o no. A me interessa capire se l'amministrazione pulisce le strade, mette a posto buche d'emergenza. Ma tu non hai fatto questo nemmeno quando eri sindaco di Firenze, che hai ridotto Firenze in un censo pubblico, esattamente come casa tua, come casa della ditta che tu gestivi. La gente caga per strada, su internet, su Facebook in continuazione, vede gente che caga di fronte alla gente per strada. Giusto, mi pare giusto, devi cagare, questo non l'età mai. Come ho detto prima, in questo luogo, alla merda asilo, vidi uno stronzo che pesava un chilo, cioè Marino. Se sanno governare, governano e vadano avanti. Se non sono capaci, vadano a casa. Ma lo sanno tutti che non sono capaci di governare. Solo sono un branco di pidocchi, ma di quelli pidocchi che si appiccicano ai peli del culo. Pidocchi, finocchi. Certo, pidocchi, finocchi, appiccicati al pelo del culo dei vari cardinali che noi conosciamo molto bene. È il caso di dire che ancora una volta Renzi ha suonato la campana morto per qualcuno pur di evitare la propria anticipata dipartita dal governo. De profundi sclamavi. E con questo voglio chiudere, perché c'è un richiamo ai morti che per me è molto importante, perché sarà frutto di una nostra denuncia. Mi dice un amico che da tempo è iscritto a un'associazione dopo morto, quando te bruciano, non viene in cremazione. Per la cremazione. È andato di recente a chiedere informazioni e risulta che se vuoi fare la cremazione devi pagare dai 500 ai 600 euro. Sì. Allora è una sovrana ingiustizia, perché non c'è l'uguaglianza dei diritti. La cremazione è una forma come un'altra, sia pure avrai una spesa, attento, avrai una spesa di gas per il fuoco, che è una spesa di circa 20 euro, ma poi la spesa si riduce perché un'urna non è una bara, quindi occupi molto meno spazio. Questa è una palese forma di ingiustizia fatta ai danni di un povero diavolo, dei poveri diavoli che non si possono difendere, che hanno deciso di farsi cremare perché vogliono essere cremati, va bene? E che noi dovremo denunciare, perché è una palese ingiustizia. È ovvio che disparità dietro di trattamento. Esattamente. Allora, è ovvio che dietro ci sono interessi cospicui. Certo, della cassa dei cassa mortari. No, quella dei cassa mortari no, perché la funzione è la stessa, perché per essere portati al coso, tu li devi comunque mettere nella... Guarda, io ho avuto un'esperienza con mio padre, che è morto in territorio di Roma. Per portarla a Formello, che a 10 km è al confine, ho dovuto pagare una tassa sul trasporto dei morti, perché cambiava comune, di 400 euro praticamente per fare 10 km. Cioè, quando io parlavo col cassamortaro me lo portavo con 50 euro. Certo. Però ho dovuto pagare praticamente 450 euro, 50 al cassamortaro e 400 allo Stato. Esattamente. Allora, sono delle cifre delle quali tu non puoi vietarti di
di pagare perché sono legate con la pietà umana, che è legato al fattore familiare. Ricordiamoci che la Chiesa si è arricchita e il cristianesimo ha potuto vincere per un errore madornale fatto dai vari imperatori che lasciarono ai vescovi il diritto di gestire le funzioni pubbliche relative all'inumazione e seppelle. Questa è la vera ragione della vittoria del cristianesimo in Roma, non altro, soldi, solo soldi, nient'altro che soldi. Allora, ricordiamolo sempre, la Chiesa Cattolica che piange fame e disperazione e miseria a ogni piesso spinto, esattamente, è la più grande multinazionale di ogni tempo, luogo ed epoca, esattamente, che ha un capitale stimato, ovviamente, perché non è possibile calcolarlo matematicamente, fra i 2 milioni e i 4 milioni di miliardi di dollari. Esattamente. È un 2 o 4 seguito da 16 zeri. Esattamente. Ditelo al gestore del tesoro di San Gennaro, noto cardinale che è Strozzino, da sempre Strozzino, che hanno mandato appunto a gestire il tesoro di San Gennaro, perché il tesoro di San Gennaro è superiore al tesoro della corona d'Inghilterra. E basta dire questo, è un tesoretto di una non piccola, ma certo non principale città del mondo, e basterebbe questo per arricchire praticamente non solo tutta la popolazione italiana, ma probabilmente tutta la popolazione europea. Dopodiché, se tu non hai altro da aggiungere, chiudiamo qui.